L'Arezzo a Vercelli per tornare a vincere. Di Donato passa al 4-4-2 con Pissardo tra i pali, rientra Borghini che va sulla destra, Ceccarelli, Baldan e Corrado poi dall'altra parte, Belloni, Foglia, Volpicelli, finalmente Caso dall'inizio, Gori fa coppia in attacco con Rolando e Cutolo, parte dalla panchina, queste le scelte di Donato. Schiavon mette dentro, Pissardo non trattiene, Cecconi, poi Pissardo, Ceccarelli a terra, c'è il fallo, dice l'arbitro De Santis. Palla che arriva sulla tre quarti, Corrado, palla che scende sopra la porta di Moschini. Caso prende palla sulla tre quarti, Caso in corso da tre avversari, Caso serpentina bellissima di Caso dal limite, conclusione facile per Moschin sulla palla arretrata, Carosso, pasticcio, tocca all'indietro, malinteso con Moschin che travolge Gori, rivediamo, davvero un malinteso grossolano della difesa, arriva l'arbitro De Santis, estrae il rosso per Moschin, rimane in 10 dunque la Pro Vercelli, può essere la possibile svolta, calcio di rigore per l'Arezzo, entra il portiere debuttante Saro classe 2000 al posto di Bani, Belloni dal dischetto sinistro e l'Arezzo è in vantaggio, secondo gol in campionato per Belloni, grande ex di questa partita, 35 presenze e 2 reti nella stagione 2014-2015, soprattutto è il vantaggio dell'Arezzo. Rolando, finto Briacanti, penetra in aria, grande azione, ancora Saro si salva della ripresa, Errati, entrato al posto di Azzi, passaggio suicida, è un assist per Gori davanti a Saro che esce, salva Rolando, contrastato da Saro che prova a sbaragli la strada e poi però viene fermato. Arezzo che va vicino al gol, Volpicelli dalla distanza, palla fuori, Arezzo che cerca il raddoppio dalla distanza, Foglia anche lui, Saro e poi Belloni, niente da fare. Punizione per la Pro Vercelli, la battuta di Grossi, sbuca Comi, para Pissardo, Comi è entrato anche lui nella ripresa, Belloni rientra, sinistro, Saro si tuffa bene, salva e poi c'è un fallo di mano probabilmente dentro l'area di rigore. Palla sulla tre quarti per la Pro Vercelli, Franchino la controlla, fa partire questo traversone, Cecconi in qualche modo riesce a deviare e la palla finisce in porta per l'1-1. Con l'uomo in più l'Arezzo subisce ancora in una situazione davvero di piazzamento poco positivo questo gol con questa deviazione di Cecconi e dunque l'Arezzo si vede incredibilmente raggiunto sull'1-1. Tassi, conclusione, traversa, si infrange sulla traversa la speranza dell'Arezzo di tornare avanti, eccolo qua il tiro da parte di Tassi. Poco dopo c'è calcio d'angolo per l'Arezzo battuto da Belloni, Cutolo sinistro, per poco non sorprende Saro che comunque è ancora bravo, palla fuori, Tassi ne mette un altro in mezzo, Gori, facile per Saro, poi c'è questo calcio di punizione con la Pro Vercelli che addirittura cerca di mandare palloni in avanti, ecco che arriva il cross, pallone allontanato, torna sui piedi di Schiavon che mette dentro Errati, tutto solo, dimenticato, grazie all'Arezzo, Rolando. Nel frattempo Di Donato ha tolto Belloni per inserire Zini, calcio d'angolo ancora per la Pro Vercelli, Comi che sbuca, la parata di Pissardo che poi subisce anche fallo, anche Comi è entrato nella ripresa dopo 4 di recupero, finisce 1-1 tra Pro Vercelli e Arezzo e dunque un'altra vittoria sfumata per la squadra di Di Donato che ha avuto tante chance prima per chiudere la partita, poi ne ha avute anche per tornare avanti, Pro Vercelli che ha rischiato anche lei di vincerla, per l'Arezzo insomma ancora tanti troppi rimpianti.